Sono molto contenta perché vedo dei volti nuovi, quindi mi presento, sono Alessandra Guatteri, sono la capogruppo in consiglio comunale per il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Per chi è la prima serata che partecipa, racconto un attimo quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato a giugno a organizzare una serie di incontri che affrontano i temi che sono sentiti dalla città. Cerchiamo di affrontare questi temi coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo tutte le persone che hanno voglia di portarci la loro opinione, i loro suggerimenti, perché abbiamo l'obiettivo di mettere a punto un progetto per la Reggio Emilia che vorremmo, quindi un progetto di lungo respiro che pensi e studi la Reggio Emilia che vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti, e per mettere a punto anche un programma che realizzi questa idea, e lo vogliamo fare con la partecipazione dei cittadini, con la partecipazione di tutti. Questa sera abbiamo fatto 4 serate, quindi questa è la quarta, scusate, il titolo è La città che cambia, partecipazione o imposizione. Allora, quindi parleremo di urbanistica partecipata, poi lascio la parola a Norberto Vaccari che vi spiegherà meglio, e di manutenzione del verde, con Paola Cardelli, si presenteranno poi loro per spiegarvi anche così. Paola, Norberto è in consiglio comunale, architetto, lo conoscete tutti. Paola Cardelli è laureata in scienze agrarie, quindi si occupa di verde e di progettazione del verde, di progettazione di giardini, di manutenzione, quindi può darci il suo punto di vista e stimolare anche una discussione. Questo luogo è simbolo di quello che facciamo stasera, perché siamo a poche centinaia di metri da Piazza Roversi e il cantiere lo abbiamo visto tutti. Io oggi ho fatto delle foto e le ho messe anche su Facebook, perché già abbiamo visto la defalcazione di quelle bellissime piante che Paola poi dirà come si chiamano, non me lo ricordo mai, quelle con i fiori, no, quelle lì con i fiori rosa, che non ci sono già più, e soprattutto quindi è un luogo che è simbolo perché siamo vicino a Piazza Roversi, ma siamo anche vicino al Campo Tocci, e l'anno scorso, esattamente il 4 agosto del 17, io e Paola Cardelli ci eravamo fatti un bellissimo giro per controllare qual era lo stato della manutenzione del verde, visto anche il periodo siccitoso. Eravamo venuti in Parco Tocci, avevamo fotografato e analizzato una situazione che era veramente indecente sia per quanto riguardava il verde che per gli arredi. Avevamo fatto un'interrogazione che non ha mai avuto risposta, quindi dal 4 agosto 2017 a oggi la nostra interrogazione non ha avuto risposta, non si ottengono nemmeno le risposte. Questo per dirvi che c'è bisogno di capire come cambiare la situazione. Io non mi dilungo oltre, chi parla per primo? Allora lascio subito la parola a Norberto Vaccari. Buonasera, grazie a tutti per essere venuti qui questa sera per parlare insieme di un argomento a cui devo dire tengo particolarmente. Il titolo che abbiamo dato alla serata è La città che cambia, e un sottotitolo che è Partecipazione o imposizione. E questo è nato anche sulla base delle ultime vicende che la città ha vissuto, di progetti che sono stati imposti dall'alto e che però hanno visto l'arrabbiatura dei cittadini che si sono visti questi progetti senza aver avuto modo di dare un loro contributo. Allora, il ragionamento che mi era venuto da fare era amministrare una città come Reggio Emilia, che è una città complessa, una anche delle città più importanti in Italia, diciamocelo, per la sua storia, per come si è evoluta. Ecco, amministrarla è senz'altro qualcosa di complicato. Come Movimento 5 Stelle, visto che ci avviciniamo alle amministrative, vogliamo elaborare un programma che però ci caratterizza per quello che siamo come Movimento 5 Stelle e ci caratterizzi anche per come vogliamo governare Reggio Emilia. E allora la differenza che vogliamo così dare
a Reggio, la dico con una battuta. Siamo qui, ci sono tanti, alcuni attivisti, tanti altri cittadini, noi, io sono consigliere comunale, noi amministratori che ci proponiamo per le prossime amministrative non avremo niente da proporre. Perché dico questo? Perché per noi è importante che ci sia la partecipazione. È sempre stata una caratteristica fondamentale di base del Movimento 5 Stelle quella della democrazia diretta. La democrazia diretta è la partecipazione dei cittadini al governo della propria città. Ma è una cosa difficile, lo sappiamo. Soprattutto lo spazio pubblico, tema della serata, quella città, quella parte di città che ognuno di noi calpesta appena chiude la porta di casa e comincia a camminare per la propria città. Quello è lo spazio pubblico, che sia una strada, che sia una piazza o che sia il parco dove va a giocare o con il cane o con i bambini o semplicemente a trovare un po' di relax. Quella lì è la casa di tutti, la casa della comunità. Chi, ma soprattutto come se ne deve occupare? E qui sta la differenza. Noi abbiamo da una parte la città e i cittadini che sono un organismo in continua evoluzione. Le città, concedetemi anche qualche divagazione da architetto, scusate, non voglio annoiare nessuno, ma comunque le città da quando sono nate si costruiscono in continuazione su se stesse, rappresentando sempre il momento in cui i cittadini la vivono. Ma anche i cittadini crescono e evolvono in continuazione e aiutano appunto la crescita della città. Dall'altra parte però abbiamo adesso, perché non voglio parlare delle situazioni storiche, comunque abbiamo adesso amministratori che in genere si caratterizzano, soprattutto ultimamente, e non è una questione solo di Reggio, però l'abbiamo potuto verificare bene a Reggio, si caratterizzano per avere un orizzonte corto che contrasta con i tempi dell'evoluzione della città. Un orizzonte corto che soprattutto è legato alla conservazione dello status quo, cioè gli amministratori come vengono eletti cercano ovviamente di mantenere quel momento della città in cui hanno raggiunto il loro obiettivo. È difficile modificare questo perché ovviamente ci sono delle normative, ma diventa ancora più chiaro se capiamo una cosa. Da una parte quindi abbiamo dei cittadini, quindi molto interesse collettivo, però pochissimo potere decisionale. Dall'altra parte abbiamo degli amministratori che hanno un po' di interesse collettivo, ma molto potere decisionale. Questa parte, questa dicotomia, lo possiamo appunto dire, contrastare con una parola, che è la partecipazione, e che secondo me porta anche con sé un'altra parola che è l'autorevolezza. Mentre invece dall'altra parte, cioè quello che abbiamo vissuto fino adesso, soprattutto per alcune situazioni, c'è un'imposizione di una scelta fatta da qualcuno con la presunzione di farla per tutti, e quindi c'è un'autorità. La contrapposizione fra autorevolezza e autorità credo che tutti la capiscano. Quello che a noi interesserebbe nell'elaborare proprio il nostro programma, nel immaginare come potremmo governare Reggio, è quello appunto di aprire l'orizzonte, avere un orizzonte comune e avere anche una città, una visione della città futura che non sia legata ai 5 anni di un possibile mandato e a quello che si potrebbe raccattare su in termini anche di consenso dei 5 anni, ma credo io che cosa, come è stato detto anche prima da Alessandra, che cosa vogliamo lasciare in eredità come città
ai nostri figli o ai nostri nipoti, perché qualsiasi scelta noi facciamo è una scelta che comporta sì una spesa e quindi nell'immediato diamo un valore economico, ma comporta anche una modificazione della città che andrà avanti per decenni se non per secoli. È difficile la partecipazione? Sì. È difficile soprattutto in termini di partecipazione urbanistica, all'urbanistica della città, e in termini anche di partecipazione alle trasformazioni architettoniche della città. C'è una sottile differenza che poi comunque è abbastanza palese. Però quello che dovrebbe saltare fuori sarebbe quello di arrivare non tanto ad avere un quadro di bilancio economico che sia pareggio, come dicono gli economisti, io non sono un economista. Certo, amministrare in maniera saggia vuol dire anche guardare le spese, però soprattutto che il risultato finale sia una comunità coesa, perché credo che sia la migliore eredità che uno possa lasciare a chi verrà dopo di noi, trovare una comunità coesa, una comunità che sappia dialogare. È facile l'imposizione, come è stata fatta, la presunzione di chi pensa di fare il meglio per tutti, senza dialogare, senza confrontarsi, impone delle scelte. Sì, è facile quello. Il problema è che alla fine ci si trova con una comunità che non è coesa, ma è una comunità conflittuale, e i conflitti non possono far altro che aumentare in maniera esponenziale. Abbiamo a disposizione attualmente anche degli istituti di partecipazione che ci consentono di dare delle indicazioni alle nostre amministrazioni per quanto riguarda la maggiore attenzione verso un luogo oppure l'adesione a un progetto piuttosto che un altro, ma credo che sia un meccanismo che ha dimostrato tutta la sua fragilità, anche per come viene utilizzato a seconda delle amministrazioni. Spesso viene utilizzato più per non per confrontarsi, ma per avere il consenso, cioè viene presentato un progetto dicendo questo è quello che vogliamo fare, punto, a capo. Vi va bene? Sì. Non vi va bene? Abbiamo deciso questo per il bene di tutti. Col fatto che poi dopo appunto ci sono i conflitti fra le varie parti e ci troviamo sempre ad essere pro una soluzione o contro quella soluzione. E questo non aiuta certo l'amministrazione democratica di una città. Nuove politiche per la partecipazione, nuove politiche per una gestione democratica possono essere messe in atto. E io ho fatto anche delle esperienze, ho conosciuto anche chi ha inventato l'architettura partecipata in Europa, non in Italia. E quindi sono state già affrontate in altri paesi, ci sono state anche esperienze qua all'interno dell'Italia, ci sono questi strumenti, ci vuole però un'amministrazione che abbia veramente voglia di confrontarsi con i cittadini, di mettere lì non delle decisioni prese, ma degli obiettivi comuni da condividere. Non voglio andare oltre perché a me interessava più che altro sentire la vostra opinione di cittadini su un'idea di città che deve essere per conto mio diversa per come l'ho conosciuta in questi 5 anni di esperienza da consigliere comunale, che devo dire è stata un'esperienza veramente importante per me, un'esperienza di crescita, ma che mi ha fatto conoscere molto a fondo la città, sia nelle tante luci, ma anche nelle tante ombre. E ci sono delle ombre che sono anche molto, molto scure. Vorrei che in una comunità che si definisce coesa ci fossero solo delle luci.
Volevo però, prima di passare la parola a voi, passare la parola a Paola Cardelli, che è agronoma, come è stato detto, e che ci ha aiutato in questi anni a seguire un argomento importantissimo, che è il verde urbano. Perché il verde urbano? Perché è un patrimonio che la città ha costruito nei decenni. È un patrimonio che non ha un proprietario, è un bene comune. Ed è, in effetti, a Reggio ce n'è molto, c'è una quota pro capite molto elevata. Abbiamo vissuto in questi ultimi anni però un degrado per quanto riguarda la manutenzione e la cura. E credo che appunto adesso Paolo ci racconterà come questo grande bene comune invece andrebbe, intanto farò una panoramica e poi come andrebbe curato al meglio. Vi ringrazio. Allora, scusatemi se resto seduta, ma ho dei fogli che mi aiutano a ricordare i dati. Il mio è un approccio molto pragmatico. Innanzitutto vi racconto un po' che a Reggio Emilia di verde ce n'è davvero tanto, di questo bisogna dare atto. Abbiamo oltre 40 parchi, abbiamo la bellezza di oltre 9 milioni di metri quadrati di verde, sono più o meno 57 metri quadri per abitante, mentre quello fruibile è 27 metri quadri per abitante, sono dati abbastanza elevati, che ci pongono a un buon livello, a livello nazionale. E, diciamo che chiaramente il verde pubblico, quindi questa è già una buona cosa. Poi però guardiamo un attimo altre situazioni. Abbiamo dei consulenti che potrebbero essere utilizzati, che sono effettivamente particolari. Per esempio esiste il consorzio fitosanitario, che è un ente pubblico provinciale, non economico, e che lavora da tanti anni e che ha un settore specifico con degli esperti sul verde ornamentale pubblico. Quindi abbiamo degli esperti che gratuitamente possono dare la loro opinione. Abbiamo, grazie al regolamento del verde pubblico, la consulta del verde, formata da una serie di personaggi rappresentativi di associazione, rappresentativi anche dell'università, che possono dare un'opinione estremamente autorevole. C'è l'ordine degli agronomi. Poi abbiamo nel 2007 è stato fatto un progetto, sempre dal Consorzio Fitosanitario, che è Censire, dove si è iniziato a censire tutti gli alberi di Reggio Emilia. In più c'è anche un sistema incredibile georeferenziale che si chiama Geodata Warehouse Verde, dove in teoria tutti i sistemi, un software molto raffinato, dove tutto quanto esiste di verde nella città di Reggio può essere agilmente georeferenziato, localizzato e classificato. Allora cos'è che non va? Non va il fatto che sono scatole vuote. E quindi se mi presento a un convegno con tutti questi dati, io ricevo addirittura il bollino d'oro della città migliore d'Italia, ma se vado a vedere dentro scopro che in realtà molto c'è di apparenza e poco di sostanza. E quindi cominciamo a vedere. Sono andata a cercarmi le determine, ne ho trovata una del 2017 in cui si dice in senso generale che si spende per il verde, quel verde pubblico nella città di Reggio è suddiviso idealmente in 5 settori, quindi sud, est, nord, centro, eccetera. Ognuno di questi settori ha un capo settore. Per carità, bravissime persone, anche abbastanza competenti, ma non tutti con formazione agronomica botanica, non tutti. C'è chi è geometra, comunque ci lavorano da tanto tempo. Tutto quanto è all'interno dei lavori pubblici. Il capo dei lavori pubblici è un ingegnere, non è un agronomo, non è un laureato in scienze naturali. Okay? Questi personaggi
persone che hanno ciascuno il proprio settore non si relazionano fra loro. Un settore non si parla con l'altro settore. Ma queste non sono proprio vero, cioè le cose le dico perché le so, per certo, sono appurate. Da anni questi settori